Carnevale di Agropoli rientra nell'elenco dei grandi carnevali europei. Il riconoscimento arriva in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale, dedicato alla promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale europeo. La Commissione europea ha già dato il via libera alla kermesse agropolese affinché utilizzi il logo dell'anno europeo del patrimonio. Si tratta di un traguardo prestigioso raggiunto anche grazie al Comitato Scientifico Internazionale per l'Economia della Conservazione e ad altri importanti enti. Il Carnevale di Agropoli, ricordiamo, è giunto alla 47esima edizione. Gli eventi clou sono in programma nei giorni 11, 12 e 13 febbraio. Domenica e martedì spazio alle due grandi sfilate di carri allegorici. Lunedì appuntamento con la corrida. Allora, l'agropolese cosa rappresenta per te? È sicuramente l'evento più atteso dell'inverno agropolese, tre giorni in cui ci sono grandi manifestazioni, le principali, le due sfilate di carri allegorici e poi ovviamente intermezzate dalla corrida che è un altro evento importante. Diciamo che Agropoli si prepara ad accogliere migliaia di persone e ovviamente, come state vedendo qui, ne vale la pena. Noi ci saremo e la seguiremo, insomma, questa bella manifestazione. Siamo pronti anche noi a sfilare. Siamo tutti pronti, a sfilare non so, si sono pronti sicuramente i carristi che poi sono la principale attrazione di questo carnevale. Che la festa abbia inizio, Sergio. Sì, certo, sicuramente. E buon carnevale a tutti, naturalmente. Buon carnevale. Questo è il carnevale di Agropoli. Questo è carnevale, questo è carnevale.